Fabrizio Del Noce attacca Massimo Giletti, parole dure quelle utilizzate dall'ex direttore di Rai 1 verso l'amico giornalista. In una intervista al Corriere dell'Umbria Del Noce non si è dimostrato tenero nei confronti dell'ex conduttore dell'Arena, programma che in una versione rinnovata ora Giletti conduce sulla 7 con il titolo Non è l'Arena. Secondo l'ideatore di tante trasmissioni di successo in onda sulla TV pubblica, la Rai bene ha fatto a non dargli altre opportunità. Perché? Presto detto, ormai Massimo Giletti non è più un giornalista. Del Noce dichiara di non apprezzare lo stile del conduttore, pur ribadendo il sentimento di amicizia che li lega. Io ho un ottimo rapporto con lui, è una persona a cui voglio bene, ogni volta che mi vede mi ringrazia sempre per averlo portato a Rai 1. Tuttavia, dispiace dirlo, oramai non fa più il giornalista, bensì l'aizzatore, ha spiegato. Un atteggiamento che da Viale Mazzini non avrebbero gradito e che avrebbe dunque portato all'addio di Giletti, non senza polemiche, da Mamma Rai. Del Noce entra nel dettaglio della vicenda che meno di un anno fa sancì quel divorzio televisivo. Ha detto di non accettare le prime serate che gli hanno proposto in sostituzione dell'Arena perché si sente più giornalista che conduttore, afferma l'ex direttore di Rai 1 riferendosi a Giletti. Ma un giornalista deve informare e non aizzare il pubblico. Un giornalista non può sposare una singola causa in maniera così passionale da influenzare il contraddittorio, quindi devo dare ragione a Orfeo perché in Rai non serve chi aizza il pubblico. Insomma, del passionario Giletti la Rai può anche fare a meno.